Da Sanremo con noi c'è Fulminacci. Buongiorno Filippo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dal tuo nuovo disco che esce proprio a giorni, però cominciamo ovviamente dall'episodio più recente che è Santa Marinella, canzone che hai presentato al festival. E di questa canzone hai detto che, a parte che è stata scritta un paio di anni fa, che è più facile raccontare delle emozioni degli altri perché appaiono subito più chiare. Allora, volevo chiederti se non è forse perché c'è sempre troppo rumore intorno a noi, non siamo più abituati al silenzio, insomma. Beh, quello che dici è molto interessante. Comunque, allora comincio con il dire che Santa Marinella, appunto, è uno dei singoli che anticipo nel mio disco Tante care cose che esce il 12 marzo. E in effetti, sì, scrivere di qualcosa che non si è provato fisicamente, ma poi si prova solo dopo averlo scritto, probabilmente. È diverso da scrivere di qualcosa che hai provato, perché le emozioni degli altri sono effettivamente più chiare delle nostre. Il fatto che abbiamo molto rumore intorno è vero, una riflessione molto interessante, come ti dicevo prima. Però è anche vero che dentro di noi, semplicemente, anche se c'è il silenzio intorno a noi, comunque quello che succede dentro di noi è sempre meno chiaro perché è più articolato, c'è meno possibilità di andare dritti al punto con le nostre stesse emozioni. Allora, 2 anni fa hai pubblicato il tuo primo disco che è stato veramente osannato da tutti perché la critica, perché una serie di premi, eccetera. E poi però in questi 2 anni sono successe tante cose, prima fra tutte forse il blocco totale della musica perché non si è più potuto fare i concerti, e però tu hai continuato a scrivere. Ecco, volevo sapere se nell'album che uscirà fra pochi giorni, hai risentito di questa influenza di questi ultimi 2 anni. Beh, sicuramente sì, nel senso il primo disco è differente dal secondo, perché il secondo l'ho scritto dopo aver fatto questo mestiere per un po' di tempo e quindi dopo aver capito delle cose, dopo aver preso le misure con una serie di situazioni. Prima tra tutte i live. I live sono una scuola molto importante che ti fa le ossa proprio un tour come il mio, che per fortuna ha avuto successo e siamo stati molto contenti. Ci siamo divertiti, io ho imparato molto e quindi alcune canzoni le ho scritte anche pensando ad un live futuro, pensando a come potrebbero prendere forma su un palco, ma pensando alle parti dei singoli membri della band e non solo all'arrangiamento in un progetto, che ho sul mio computer. Volevo chiederti anche cosa assorbi dal cinema, perché non ti nascondo che ascoltando anche alcune canzoni del tuo recente passato, insomma, si ha questa sensazione di vedere come un cortometraggio. Insomma, sì, è una canzone, però ti dà subito un'immagine precisa. Beh, sicuramente il mio rapporto col cinema è un bel rapporto, nel senso lo amo molto, tra l'altro a causa del Covid io sto soffrendo molto per non poter andare al cinema, forse è una delle cose che mi fanno soffrire di più dopo i concerti. E in effetti ti ringrazio per questo, lo prendo come un complimento, alcune canzoni mi piace che siano narrate molto per immagini. Che mi piacerebbe molto che fossero accostate a qualche scena, mi farebbe molto contento questo. Secondo me le canzoni e le immagini si influenzano a vicenda e si valorizzano a vicenda se la situazione è giusta. Molto spesso mi capita di sentire canzoni che non mi interessano più di tanto, ma poi le vedo in un film e poi comincio ad amarle. Allora, Fulminacci con noi in diretta da Sanremo. Prima di salutarti, volevo farti la domandone che stiamo facendo un po' a tutti gli artisti in questa settimana. Qual è secondo te, la canzone, anzi, qual è la canzone che preferisci, di tutto lo storico del festival? Quindi hai davanti 70 anni, a te la scelta. Beh, allora, così a bruciapelo mi viene da dirti almeno tu nell'universo. Grazie a Fulminacci. Grazie, grazie a voi.